La Regione Calabria si è già mossa per chiedere al governo di dichiarare lo stato di calamità naturale per la tromba d'aria abbattutasi domenica su Crotone e Cutro e su alcuni centri al confine tra le province di Crotone e Catanzaro. Appena rientrato dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina nella zona industriale di Crotone, devastata dalla tromba d'aria, il presidente della regione Oliverio ha presieduto la riunione della giunta regionale in cui è stata approvata la delibera con cui si chiede la dichiarazione dello stato di calamità. L'esecutivo ha anche approvato l'assunzione delle prime misure a sostegno delle imprese. Più nel dettaglio si tratta di interventi di sostegno al credito attraverso le necessarie forme di garanzia, ovvero di provvedimenti finalizzati in particolare al ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate. Oliverio e l'assessore all'ambiente, Antonella Rizzo, hanno anche partecipato in videoconferenza ad una riunione operativa con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente per valutare ed assumere iniziative idonee in relazione all'interruzione dell'attività del depuratore industriale. In questo momento, malgrado i timori per la continuità aziendale delle imprese colpite ed il rischio che si perdano centinaia di posti di lavoro, e questo è il principale allarme da affrontare, perché il blocco delle attività del depuratore, che tratta anche una parte dei reflui urbani, rischia di diventare un'emergenza ambientale, perché l'impianto tratta le acque della Sindial, ben 5.000 metri cubi al giorno, contaminate dai metalli pesanti ereditati dalle produzioni delle fabbriche dismesse negli anni 90, e che se non trattate potrebbero causare rischi per la salute pubblica, poiché le scorie contenute nelle acque di falda rischiano di riversarsi direttamente in mare. Nel corso dell'incontro a distanza, un tavolo nazionale presieduto dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, Oliverio ha sottolineato che è già stato stabilito un piano a garanzia dello smaltimento dei reflui urbani in attesa che sia ripristinato il depuratore ed ha affermato che è necessario assumere tutte le iniziative per garantire la lavorazione delle acque nel rispetto assoluto dell'ambiente. Secondo i tecnici servono almeno 10 giorni prima che si possa tornare a depurare le acque di Sindial. È per questo che il Ministero dovrebbe inviare a Crotone una ditta altamente specializzata per riparare prima possibile il danno. Intanto nella zona colpita si continua a lavorare per rimuovere le macerie e consentire a chi può farlo di riprendere il lavoro. Ma nessuno nasconde la preoccupazione per il futuro a breve e medio termine. Dopo essere stato indebolito dalla crisi industriale, dal fallimento delle politiche di riconversione, dall'aggressione dei nuovi mercati dell'est, europeo prima e asiatico poi, dalle delocalizzazioni ed infine dal crollo dell'economia, è già tanto se quel che resta dell'apparato produttivo non finisce risucchiato anch'esso nel cono della tromba d'aria. Veramente una cosa inaspettata che fra l'altro colpisce in questo momento le aziende con la maggiore produttività anche con il numero di impiegati abbastanza importante. Abbiamo fatto un giro delle aziende e sono devastate da veramente una rassegnazione, si vede negli occhi la voglia di riprendere ma la sfiducia di far parte di un territorio dove sembra che succeda di tutto contro di noi. Bisogna andare avanti, siamo qui per dire al Presidente Oliverio di intervenire immediatamente anche nei confronti del Governo per cercare di avere delle agevolazioni che possono permettere ai nostri imprenditori di riprendersi, ma soprattutto ai dipendenti di non essere licenziati. Quello che si rischia in questo momento è anche il blocco delle attività e quindi il licenziamento di un numero importante di dipendenti. Ad essere colpite sono state soprattutto le imprese produttive del nostro territorio, le poche fra l'altro che noi abbiamo, imprese storiche che hanno anche tanti occupati, tanti lavoratori e che rappresentano una boccata d'aria per questo territorio. Questo è quello che fa soffrire più di ogni altra cosa. Penso che le istituzioni debbano da domani rimboccarsi le maniche per capire come sostenere in maniera concreta un territorio che è stato duramente colpito e che ha necessità e bisogno assolutamente di risollevarsi.